voglio leggere un'altra parte, l'altra mezza pagina. Tutto questo vi saluta anche Ulisse. E vi ricordo questi disegni meravigliosi. Questo è del caro Marco Orlandi, che mi piace tantissimo, e penso che l'arte sia sempre uno strumento che nella nuova coscienza emergente non sarà un abbellitore delle tanze, ma sarà proprio un mezzo di risveglio. E questo è bellissimo, è disegnato a matita, e poi magari anche Marco ci dirà due parole, quindi mi piace mostrarvi l'arte, ripeto, non tanto come ammazza che bel disegno, ma come un mezzo che ci porta dalla mente alla non mente, proprio come la storia bellissima del Buddha che abbiamo letto. Prima di lasciare la parola a Pigi, che visto che Steve e Pigi sono cambiati le forme, leggo ancora queste due, scherzo per chi non ci conosce, Pigi è il corpo che state vedendo e Steve è quello che vedrete tra poco. Sentite, continuiamo la lettura, che profondità, e qui cari amici stiamo scoprendo perché e come ci autosabotiamo. Una malattia che non è ancora riconosciuta come malattia, e il modo in cui noi ci autosabotiamo, non permettendo alle energie creative, alle energie intense, alle energie che sono ben oltre la mente il suo bisogno di dirigere e di controllare, di scorrere attraverso noi. E allora anche quando abbiamo delle capacità potenziali, rimangono potenziali e non fioriscono. Non perché noi non ci sforziamo abbastanza, ma esattamente per il contrario, perché ci sforziamo troppo e siamo troppo malati di successo, di fama, di far vedere al mondo quanto siamo capaci, di quanto siamo vincenti e di tutte quelle malattie che spesso ci attacca la TV, mostrandoci sempre gare, competizioni, il bisogno di emergere, il bisogno di essere migliori degli altri, che sono in realtà un veleno della consapevolezza e che anziché liberarci ci rendono schiavi, diciamo così, del successo, anziché ricercatori dell'autentico, silenzioso valore. Ci dice Toll, perfino persone con un ego pesante qualche volta incominciano a rilassarsi, abbiamo fatto l'esempio di guidare, ma voi potrete trovare i vostri, abbassano la guardia, aggiungo che l'ego è sempre in guardia, perché vede la vita come una battaglia e quindi ha sempre lo scudo, la corazza, la guardia su, è sempre in lotta ed è convinto che un giorno ce la farai e più ce la fai, più sei un vincente. Quando invece nella dimensione della consapevolezza la vittoria viene quando non c'è più nulla da vincere e quando puoi permetterti di non avere corazze e armature, perché vedi che ogni attacco è nel mondo della mente e non nel mondo della realtà. Smettono di interpretare i loro ruoli quando interagiscono con loro. Non sorprende che queste persone che lavorano senza ego abbiano un incredibile successo in ciò che fanno. Aggiungo che è un successo non ricercato e è un successo che quasi viene a te tuo malgrado e non stai facendo di tutto per averlo. Piuttosto, come nell'esempio abbiamo fatto la scorsa volta della bambina con Ulisse, la bambina si ferma e Ulisse va dalla bambina a dargli un bacino sulla fronte. Vi ricordate? Chiunque sia una sola cosa con quello che fa, sta costruendo la nuova terra. Cari amici, qui parliamo anche di chi lava per terra, di chi lava un vetro, di chi lava dei bagni. Non parliamo soltanto del presidente degli Stati Uniti o di un grande scienziato e neanche di un grande pittore. Stiamo parlando di quella essere in uno stato di non mente, facendo qualsiasi cosa, allora quella cosa è grande. Non importa che il mondo lo riconosca che sia grande o no. Tu puoi essere un portatore della nuova coscienza emergente mentre lavi per terra e puoi invece apparire agli occhi degli altri, chissà chi, ma in realtà sei solo un robot e un ingranaggio che gira, non un essere vivente che risplende. Un ingranaggio che gira, non un essere vivente che risplende. Ho incontrato, attenzione bene perché potrebbe riguardarci da vicino questo esempio, anche molti altri che possono essere tecnicamente bravi, ma il cui ego sabota costantemente ciò che fanno. Ne sai qualcosa? Solo parte della loro attenzione è concentrata sul lavoro che stanno svolgendo. L'altra è rivolta a loro stessi. Il loro ego domanda continuamente un riconoscimento personale e spreca energia e risentimento se non ne riceve abbastanza. Aggiungo a
quello che dice Toll, che anche quando riceve riconoscimento non è mai abbastanza e vuole sempre di più. Oppure, e non è mai abbastanza, qualcun altro ha ottenuto più riconoscimento di me, dice questa voce interiore. Oppure cercano il profitto, il potere, e il loro lavoro non è altro che un mezzo per raggiungere quel fine. E quindi, aggiungo io, non può essere portatore di qualcosa che è, per tornare al linguaggio del Buddha, senza causa, e che è la luce del mondo, cari amici, che scorre in coloro che non ricercano un riconoscimento e che paradossalmente lo ricevono in abbondanza. Quando il lavoro è solo un mezzo, non può essere di alta qualità. Attenzione, lo rileggo. Quando il lavoro è solo un mezzo per ottenere quello che l'ego vuole, aggiungo io, non può essere di alta qualità. Quando sorgono ostacoli o difficoltà, quando le cose non vanno secondo le aspettative, quando le altre persone e le circostanze non sono d'aiuto e non cooperano, invece di diventare una sola cosa con la nuova situazione, di fluire con la situazione e rispondere alle richieste del momento presente, reagiscono contro la situazione e così se ne separano e, aggiungo, e così generano sofferenza per se stessi e per chi vive loro intorno. Lascio ora la parola a Steve, se vuole, per un altro esempio. Facciamo gli esempi non perché siano importanti i nostri esempi, ma perché attraverso i nostri esempi voi troviate con una I il vostro, la vostra situazione di vita particolare, e lì possa fiorire quel qualcosa che è oltre la vostra situazione personale, attraverso la vostra situazione personale. Non lo fai tu, faccio io sto. Buonasera a tutti, sono Vigi, molto più giovane. Molto più molto, molto più giovane, molto più bello. Allora, il mio esempio riguarda il mio percorso universitario. Io studio design e nel primo anno c'è nel percorso di laurea un esame di matematica. Mi ricordo il primo giorno di università, prima lezione, matematica, arrivo in aula e arrivo in anticipo, mi siedo, prendo il posto e qualche minuto dopo entra il professore. Buongiorno a tutti ragazzi, sono il professore, non farò dei nomi, e sono il vostro professore di matematica e sono una delle menti più brillanti d'Italia. Umile, con molta umiltà ci disse questa cosa e lì per lì ho detto, buono, magari insegna qualcosa pure a me, che sono a capra, e ottimo. E lì sentii la voce interiore chiarissima, non l'ho mai sentita così chiara, la mia parla romanaccio, e disse in modo un po' meno volgare, con amore è indeficiente. Questa è la volta in cui ho sentito la voce interiore chiarissima, cristallina proprio. Ok, ottimo. E ogni lezione arrivava sempre un po' alterato, facendoci pesare il fatto che lui era un insegnante dell'ultimo anno della facoltà di matematica e insegnava i corsi più alti, più roba tostissima per noi di design, che è un corso in cui l'esame di matematica è una cosa semplice, diciamo più semplice rispetto a un esame d'analisi 1, quindi diciamo un'analisi mezzo. E ogni lezione questo professore arrivava e ci diceva: io sono la mente più brillante di matematica d'Italia, eppure sto qui a insegnare a voi queste quattro stupidaggini. Una cosa terribile. Pensando a questo professore mi immagino Feynman e immagino lui che un premio Nobel per la fisica, di cui ha parlato anche Tesla qualche diretta fa,
abbiamo visto qualche video di lui, è molto giocoso suonare durante una lezione. Mi immagino Feynman che insegna cose di una difficoltà elevatissima e allo stesso tempo insegna cose molto semplici, ma con un amore dietro spaventoso. E proprio qui, no? E questa mancanza di amore nella materia proprio che insegnava questo professore era assente, perché lui non insegnava quello che voleva lui. Lui voleva insegnare cose difficili per far vedere a tutti quanto fosse bravo, quanto veramente fosse la mente matematica più brillante d'Italia. E poi questa cosa, diciamo, ha fatto una finaccia a sto professore, insomma, diciamo, tutti i colpi che gli abbiamo mandato forse sono arrivati con amore, ovviamente. Grazie, caro Steve. Ringrazio sempre anche Generoso per queste sedie ecosostenibili alternative. Mi fa ridere la cosa bellissima, l'esempio che ci fa Steve, perché noi parliamo spesso dei maestri oltre le forme, e quindi noi magari abbiamo maestri elevatissimi, lui come maestro c'ha Bombolo, che e cioè quindi guarda, che gli parla il romanaccio così, però la vita sa, è un mistero e va bene anche così. Allora, per chiudere, e magari forse anche Marco vorrà dire qualcosa riguardo questo, leggo le ultime righe, siamo a pagina 107, e penso che l'esempio di Steve non sia ovviamente contrario a questo professore, no? Ma voglia essere un esempio di come sabotiamo la nostra stessa energia. Noi siamo maestri di sabotaggio, noi siamo i peggiori nemici di noi stessi, e fin quando non lo vediamo, continuerà questo sabotaggio. Non dobbiamo fare nulla di particolare per smettere di sabotarci, dobbiamo però vedere i meccanismi con i quali ci sabotiamo. Attenzione bene. Rileggo le ultime righe non perché sia rimbambito, ma perché credo buono rileggerle, anche grazie all'esempio di Steve che chiarisce molto bene. Ho incontrato anche molti altri che possono essere tecnicamente bravi, come magari questo bravissimo matematico, ma il cui ego sabota costantemente il loro lavoro. Io meriterei di più, che ci faccio io qui? La vita è sbagliata, questa situazione non va, voi capre non capite quanto io valga. Ecco, magari una persona che dice così non è un cretino, è magari davvero una persona di spessore, ma avendo questo stato interiore di, maestro Bombolo direbbe, rosicamento, avendo questo stato interiore non permette alle sue capacità veramente di essere un offrire, in questo caso i miei doni agli studenti, ma piuttosto farli sentire in colpa perché io sarei in un posto dove non dovrei essere. Poi arriva il corso in miracoli e meravigliosamente ci dice: la vita non commette errori, e quindi io in realtà sono sempre nel posto più adatto a me. Solo parte della loro attenzione è concentrata sul lavoro che stanno svolgendo, l'altra è rivolta a loro stessi. Io valgo di più, io sono meglio degli altri, se io dipingo gli altri che dipingono non sono mai bravi come me, se io pulisco a terra io pulisco meglio. Ne sai qualcosa? Puoi semplicemente vedere tutto questo non dicendo da domani non lo faccio più, perché non funziona, ma semplicemente vedendolo e accogliendolo. Quando il lavoro è solo un mezzo per il soddisfacimento dell'ego, non può essere di qualità, cioè non può portare qualità nel mondo, ma solo ripetitività di cose già fatte. E noi abbiamo bisogno, cari amici, di persone creative, in qualsiasi campo essa sia, perché solo i creativi creano un nuovo mondo, i non creativi ripetono solo il vecchio, arrugginito, stantio mondo di prima. Quando sorgono ostacoli o difficoltà, quando le cose non vanno secondo le aspettative, o quando le altre persone, nel caso di Steve e gli studenti, le circostanze non sono d'aiuto e non cooperano, invece di diventare una sola cosa con la nuova situazione, ripeto, con flow, fluire, stare con le cose come vengono e non irrigidirsi per farle accadere come le vorrei,
reagiscono contro la situazione. Vi è un me, tra virgolette, che si sente personalmente offeso o risentito o non riconosciuto, come nel bell'esempio di Steve, e un'enorme quantità di energia viene allora bruciata in inutili proteste, in rabbia, in risentimento silenzioso. Ne sai qualcosa? Io te lo chiedo, ma io lo so che è così. La gran parte della gente è un maestro di risentimento, ma è talmente risentita che neanche ammette di essere risentita e fa finta che vada tutto bene. È proprio così che si rinforza il sonno, il sonnambulismo nel mondo, cari amici. Se c'è risentimento in voi, siate limpidi e accoglietelo vedendolo. Non fate finta che non ci sia. O quel risentimento soltanto non solo crescerà, ma si attaccherà agli altri, con una pericolosità paragonabile a quella del coronavirus. Si attacca velocemente il risentimento represso che è nascosto sotto al tappeto. Ed energia che potrebbe essere usata creativamente è invece bruciata in inutili proteste o in rabbia. E per di più, questa, tra virgolette, perché da un punto di vista fisico il termine è sbagliato, ma prendetelo solo tra virgolette, antienergia crea nuovi ostacoli, nuove opposizioni. Quindi più io sono in questo stato di risentimento che non riconosco, facendo finta che va tutto bene, e più questo stato di risentimento nascosto attirerà motivi per essere ancora più risentimento. Ne sai qualcosa? Quando inizi a uscire? Quando sai ridere di questo? Quando sai mettere leggerezza in questo? E non quando hai di nuovo l'ennesima tecnica per uscirne, che non fa altro che incastrartici ancora di più. Sempre Buddha faceva un esempio meraviglioso di un pesce che finisce in una rete, un povero pesce, e diceva che più si dibatte per uscire dalla rete e più vi rimane incastrato. Facevo questo esempio 2500 anni fa, nell'India della quale abbiamo parlato, insegnando a chi era pronto a stare con le cose calmo, consapevolmente, diciamo così, non dibattendosi nella rete, che non sortisce altro effetto se non fartici rimanere ancora più incastrato. E questo vale anche oggi, cari amici. Oggi, nell'Europa, nel mondo di oggi e non dell'India soltanto di 2500 anni fa. Puoi scoprirlo? Puoi dimostrare che è così, portando nel mondo una luce che è oltre te e una leggerezza di cui tutti hanno bisogno, anziché dei tuoi giudizi su cosa dovrebbe e non dovrebbe essere? Lo ripeto, abbiamo letto che quando la mia energia va in risentimento non può andare in creatività. Ne sai qualcosa? Sentite che bello. Molte persone sono veramente i peggiori nemici di se stesse. Le persone inconsapevolmente sabotano il loro stesso lavoro quando si trattengono dall'aiutare o dal dare informazione agli altri o provano a boicottare chi ha più successo. Per esempio, rosicano quando qualcuno fa qualcosa di simile a te, ma magari la fa meglio, o anche non meglio, però è una cosa simile a te. Ecco, quando tu trovi qualcuno che fa qualcosa di simile a te, che effetto ha in te? Per esempio, io faccio le pizze, dico per dire. E io però quando vado nelle altre pizzerie non sono capaci, non sono buoni, è sporco, questi usano la mozzarella cattiva, questi non sono un granché. Poi però con gli altri sono gentile. Diciamo, sono accogliente, ma con quelli che fanno una cosa simile alla mia sono sempre peggio di me, anche se non lo sono peggio di te, o anche se in alcuni casi sono meglio di te, la gente pensa che sia meglio perché i giudici che l'hanno detto non capiscono niente, non sei mai tu. Questo è un esempio banale. Così, quali sono quelle pizze che ti fanno un po' rosicare e che fanno sì che la vita ti prenda a pizze? Questa mi piace molto, non me l'ero preparata. La cooperazione è estranea all'ego, eccetto quando nasconde un secondo fine. Qual è un secondo fine dell'ego che coopera? Guarda questa persona, parla bene di uno che fa le cose come lui. Cioè, farsi vedere che si è oltre, il che vuol dire mai essere oltre davvero. Sentite che bello, cari amici.
Se queste poche parole potessero essere messe in pratica da voi, il mondo cambierebbe rapidissimamente a prescindere dalla politica che lo governa. Attenzione bene. Quando date poco o addirittura nessun aiuto agli altri, o mettete ostacoli sul loro cammino, l'universo, in forma di persone o circostanze, vi dà poco o nessun aiuto perché vi siete tagliati fuori dal tutto. E allora che cos'è? Il self-service. E per quanto cercate di farcela, e want I can, uno su mille ce la fa, io voglio, io posso, eccetera, eccetera, non sarete mai un granché, perché l'universo non scorre attraverso voi, non c'è una forza oltre voi. Magari fate il reiki e dite che l'energia scorre attraverso voi, ma ve lo raccontate. In realtà siete dei rosiconi che vivono e lavorano in uno stato di consapevolezza bassissimo. Qui invece parliamo di un'energia che scorre attraverso voi, che è il vero reiki, che è il vero essere canali, e che non fa rumore, e che non vi fa dire agli altri ammazza quanto so canale. Questo è sempre il maestro Bombolo, per tornare a quello che dicevo. Attenzione bene, l'inconscio senso dell'ego del non abbastanza di fronte al successo di qualcun altro causa una reazione come se questo successo avesse portato via qualcosa a me. Quindi qualcuno ha successo facendo una cosa simile alla mia ed è come se quel successo di qualcuno togliesse qualcosa a me. Non solo non è così, ma quando voi apprezzate una persona che facendo una cosa simile uguale alla vostra è bravo, quell'apprezzamento vi porterà energia anche a voi, migliorerà anche voi. Ma se ne fate una tecnica, che oggi so tutte le tecniche segrete del mondo, allora lo faccio così, non funziona, perché lo fate sempre per ricevere qualcosa in cambio. L'ego non sa che il vostro risentimento per il successo di un'altra persona riduce proprio le vostre possibilità di successo. Per attrarre il successo avete bisogno di dargli il benvenuto dovunque lo vediate, anche negli altri. Cari amici, qui chiudiamo il capitolo di come ci autosabotiamo, ricordandovi che non dobbiamo fare qualcosa per smettere di autosabotarci, ma dobbiamo solo vedere questi meccanismi all'opera in noi. Marco, vuoi dire qualcosa? Bene, lascio la parola all'autore di questo bellissimo disegno, che è il caro Marco Orlandi, che ringrazio anche per l'ospitalità. Grazie a te. Buonasera a tutti. C'era qualcosa nelle cose che diceva Pier Giorgio che mi stava solleticando la riflessione, non riuscivo a capire che cosa fosse. Poi quando parlava della convinzione di credere o non credere in Dio, ho compreso qual era lo stimolo che lui cercava inconsapevolmente di comunicarmi, e l'ho riscoperto in quello che è il mio lavoro e quello che è il lavoro dei miei allievi quando li seguo. Quando si disegna, quando si crea, quando ci si esprime creativamente, quello che accade è che noi abbandoniamo il linguaggio, abbandoniamo le parole. E le parole sono il modo con il quale noi dividiamo il mondo. Con le parole noi diciamo: qui ci sono io, lì c'è Dio, qui c'è il fiume e lì c'è il mare. In realtà noi usiamo parole per descrivere cose che non sono una cosa singola. Non c'è un punto nel quale l'Hudson finisce e diventa Oceano Atlantico. Noi andiamo lì, lo vediamo graficamente nella nostra mente, dobbiamo usare parole, ma è solo quando noi abbandoniamo le parole che possiamo esprimere l'amore, il movimento, la fascinazione, l'erotismo, la fede, la fiducia, anche il credere o il non credere. E questo ruolo, questo territorio privilegiato a me l'ha dato l'esercizio del disegno, e lo dà generalmente l'esercizio dell'arte, perché è il momento nel quale noi disattiviamo le funzioni linguistiche, siamo obbligati ad entrare in un territorio
che Pierluigi diceva benissimo, quando guidiamo è uno dei momenti eccezionali per questo processo di abbandono della concretezza del linguaggio, e si verifica, ma non necessariamente nell'arte, lo dicevamo anche l'altra volta, anche quando una massaia fa una buona pietanza, quando una sarta cuce un bel vestito, cioè c'è un momento nel quale tu entri in una partecipazione piena con quello che fai, l'hai detto benissimo, no? Tu sei, lo vedo anche nei miei allievi, c'è un momento nel quale non riesci neanche a parlare con loro, sono talmente quella cosa che stanno facendo, che non ci sono parole, se gli fai una domanda esce fuori un linguaggio smozzicato, un linguaggio frammentato, perché proprio le parole non esistono nella fase creativa, nella fase intuitiva, e presuppongo, come Pier Giorgio diceva, nel momento della fede, nel momento del contatto con il divino, è proprio un momento nel quale non può esserci la parola, perché la parola è divisione, è diaballein, dicevano i greci, cioè il diablo, la divisione. E quindi, ecco, credo che questa sincronia fra le cose che hai detto e le cose che sento sia fantastica, insomma, conferma quello che ancora una volta io ho nell'aria, nella sensazione, poi si concretizza nella riflessione che facciamo insieme, insomma, è straordinario. Cari amici, ringraziando Marco, Cucio, Steve, Ulisse, vi ricordiamo che se volete fare un'offerta anche che arriva anche al Borgo di Cartai, a tutta la scuola non scuola, a chi fa le lezioni su Facebook, a tutto quello che non vedete, trovate gli estremi sotto al video e ve ne siamo profondamente riconoscenti. Inoltre vi ricordiamo che martedì prossimo ci sarà una diretta tenuta da Jack, forse da casa di questo Pigi, e anche vediamo, spero. È anche un momento per stare insieme con allegria, e che anche venerdì prossimo, se Dio vorrà, saremo di nuovo in diretta da questo bel posto. Vi ringraziamo con tantissimo amore e ci auguriamo che, anziché dire da domani non mi saboterò più, da domani porterò un'energia diversa e tutti questi da domani che non funzionano mai, perché la vita riconosce solo quello che è un click nel presente, ora, possiate ora riconoscere questi meccanismi accogliendoli, ricordando che non sono vostri nemici e che non sarete meglio quando li vincerete, ma quando, come diceva Roberto Assagioli nella psicosintesi, li integrerete, li renderete parte di voi anziché cercare di staccarli da voi vedendoli come cattivi. A presto, cari amici, che i maestri accompagnino ognuno di noi.